questo lo lei? Sì, 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 le donne. Sì. Me lo carico, indegna. Me lo carico. Chi te l'ha detto? La mia coscienza civile, il commissario, dice, commissario. Lui è intorto, lui sfondano la porta. Sì, sì. Invece quello, e tu che hai detto? Quello più robusto, la polizia veramente da stato assolutamente fascista. Niente. Poi ho detto, ma avvocato, per quale motivo devono sfondare la porta? E l'avvocato ha detto, fanno così sempre. Io veramente però secondo me erano venuti in forza, sembrava che no, ne hanno fatto, che hanno visto che scherzavamo, comunque avremmo fatto così. Hanno dato 6 giorni di proroga, poi sfratto coatto. Conviene farlo uscire però oggi. Sfratto coatto. Sì, la famo uscire, sì. E tu adesso dove vai? Cioè, famo casino, ma adesso facciamo casino. Vado alla deputazione ebraica. Perché a chiedere a loro la possibilità di un alloggio, di capire come ti possono aiutare. Parlo pure con l'avvocato. Perché il presidente Guido mi ha detto di andare lì. Allora, guarda, questi 6 giorni stai qua a casa? Sì, sì, anche se hanno offerto una settimana di albergo. Detto, hai preferito restare qua? Sì, preferisco rimanere qui. Dopo la settimana dove andare? No, ma poi ho detto, se no vado in ospedale. E il dottore ha detto, io non ti posso fare una cosa di ricovero nell'ospedale, perché non ho altre opportunità. Lei insisteva di andare da mia zia, ma mia zia non sa neanche che sono malato. Non posso andare, certo. Ma non può andare da sua zia. Ho 81 anni, cardiopatica. Se vado lì, vado solo col sorriso, non porto mai i miei problemi da mia zia. Ma sta a Venezia tua zia, aveva no, detto, no, no, a Roma? Mia zia sta a Roma, a Nomentano, ed è la sorella di mio padre. Ecco. È una situazione particolare. Che